Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, giuro che ho una spiegazione per tutto ciò e poi ci arriviamo. A parte che ho tutti i capelli in faccia, sto sclerando, aiuto. Cosa siamo qui a fare oggi, raga? Come avrete letto dal titolo, siamo qui per andare ad unboxare insieme questo pacco enorme di Shein, che tra l'altro si è già aperto, ma perché mi serviva una cosa, poi insomma vi spiegherò. Ma Shein in realtà non sarà l'unico protagonista di questo video. Però prima di iniziare, volevo parlarvi di Lety Shops, a cui chiedo anche scusa per le condizioni poco serie, però vabbè. Cos'è Lety Shops? Lety Shops è un'app, un sito e un'estensione browser di cashback. Cosa significa? Significa che se voi acquistate tramite Lety Shops da alcuni negozi online, potrete riavere indietro una percentuale dei soldi che avete speso. Ormai ve ne ho parlato un sacco di volte, infatti sono contentissima che molti di voi l'hanno scaricato e lo stanno utilizzando, e proprio per questo motivo voglio rispondere alla domanda che solitamente mi viene fatta più spesso sull'argomento Lety Shops, che è: come mai quando faccio un ordine tramite Lety Shops la percentuale di cashback che mi viene ridata non posso subito prelevarla? I motivi sono principalmente due: uno, perché dovete raggiungere un minimo per poter fare il trasferimento sul vostro conto, e il secondo motivo sono proprio le tempistiche del cashback. Infatti alcune persone mi hanno scritto: ma come mai questo cashback che io ho ricevuto è tipo bloccato e non posso prelevarlo anche se ho raggiunto la soglia? Questo perché appunto ci sono delle tempistiche, che sono le tempistiche generali di tutti i cashback, che sono un po' lunghine, però purtroppo non possono farci niente, sono proprio tempistiche del cashback, e quindi finché non passa quel tempo quei soldi non potete insomma trasferirli. C'è sempre segnata la data e una volta trascorso quel tempo i soldi saranno vostri. Comunque su Lety Shops troverete un sacco di negozi, tra l'altro anche quelli a cui noi piacciono di più, tipo Shein, Zaful, AliExpress, Booking, Unieuro, veramente di tutto e di più, e io ve lo consiglio sempre perché insomma se possiamo riavere indietro dei soldini non è mai male. Quindi io ringrazio tantissimo Lety Shops per aver sponsorizzato questo video e vi lascio in descrizione sia il link per poter scaricare l'app che per l'estensione browser. Ora, come vi dicevo, questo video non ha soltanto Shein come protagonista, anche se sarà comunque lui il personaggio principale, o lei, non so che sesso abbia Shein, però è she, quindi lei, vabbè, insomma non divaghiamo, ma voglio parlarvi anche di questa meraviglia che sto indossando. Non so se l'avete notata, perché passo proprio inosservato. Questo è un kigurumi e me l'ha mandato Kigu Italia, che è questa azienda italiana che vende kigurumi originali giapponesi. Infatti raga, io penso che comunque si noti dai dettagli, dalle cuciture. Poi vabbè, io lo posso anche sentire proprio dal tatto, avendocelo proprio tra le mani. È di una qualità pazzesca. Stiamo parlando proprio di kigurumi originali, appunto, non diciamo le classiche cinesate che magari possiamo trovare su Amazon, su AliExpress, eccetera. E infatti hanno proprio il certificato di autenticità. È un prodotto di una qualità pazzesca. Se volete fare un bel regalo a qualcuno e volete regalargli un bel kigurumi, ecco, se scegliete questi kigurumi ci fate proprio un figurone pazzesco. Ma la parte più bella di questo, perché ovviamente ci sono anche altri modelli, è la coda, raga, la coda. Cioè, guardate quanto è bella e fatta bene questa coda, raga. Cioè, io la amo. Tra l'altro, Kiku Italia mi ha dato un codice sconto per voi, ve lo lascio scritto qui e ve lo riporterò anche in descrizione, insieme ovviamente al link del sito. Io vi consiglio di darci un'occhiata perché meritano veramente tantissimo. Adesso io vorrei liberarmi di questo cappuccio un secondo, è un po' scomodino. E con i capelli tutti scompigliati andiamo ad unboxare insieme questo pacco. Allora, raga, vi dico già che questo ordine è molto particolare, cioè è abbastanza strano, insolito, totalmente diverso dagli ordini che faccio normalmente, ma c'è un perché a tutto, giuro. Partiamo dalla prima cosa che vedo, che è questa qui, e tra l'altro se non sbaglio questa cosa non dovrebbe neanche essere per me, però io ve la faccio vedere lo stesso, giustamente. Si tratta infatti di questo giubbino. Ok, pensavo fosse diverso sinceramente, ma vabbè. Dovrebbe essere una sorta di giubbino simil pelle, cioè finta pelle, però in realtà è molto strano, cioè si ricorda un po' la pelle ma la texture è un attimino diversa, però ci sta. Con tutto l'interno super peloso stile pecora. Questa è una taglia S, se non ricordo male, c'era scritto forse sulla busta. Sì, esatto, è una taglia S. E anche se non è per me, e credo tra l'altro sia da uomo, me lo vado a provare così vi faccio vedere comunque su di me come starebbe. Beh, diciamo che magari, ecco, cioè è su di me, non rende proprio, meno male che questa cosa non è per me. Però è carino e soprattutto tiene un botto caldo, cioè sto pelo interiore che proprio è una cosa fantastica. Quindi ci sta, magari visto su qualcuno a cui gli sta anche bene sarebbe meglio. Andiamo avanti con quest'altra cosa. E anche questa, raga, non è mia, però è molto nel mio stile, cioè l'avrei presa anch'io.
Dio quanto è morbida. Ok, wow. E sto parlando di questa felpa super pelosa e poi di questo marrone, sa proprio di orsacchiottino. È fatta in questo modo molto semplice con la zip, non ha orecchiette sul cappuccio né niente, però veramente è super pelosa, quindi è bellissima. Ed è una taglia M a sto giro, non so se si vedrà, comunque è una M. Anche questa me la vado a provare, anche perché mi piace, raga. Mi piace, potrebbe essere che in un prossimo ordine ci finirà dentro. Mamma mia, raga, sto amando tantissimo la cosa più comoda e morbida del mondo, sì. Lo voglio. Ma ora veniamo alle nostre cose. Arriviamo alle nostre cose. Io alcune cose non so neanche come spiegarvele, ma ci proverò. Le prime cose che vedo sono queste due e io adoro tantissimo. Sono dei completini. Ovviamente non me li proverò perché, insomma, cioè nel senso ci capiamo, no? Sono anche tutti un po' trasparenti, quindi direi di no. Ma sono bellissimi, raga, bellissimi. E sono uno, questo qui. Da che parte? Aspettate. Queste sono le mutande, se non sbaglio. Eccole qua. Questo è il pezzo sotto. Cioè, adoro che sia così, viola con le stelline, molto spazio, galassia, pianeti, cioè è veramente bellissimo. Mentre la parte sopra è così. Questi sono tipo gli unici reggiseni che io utilizzerei, belli morbidi, belli tranquilli, perché gli altri proprio secondo me sono una tortura. Lo amo la follia, l'avevo visto da una ragazza su TikTok, infatti, cioè ti amo, grazie per avermelo fatto vedere, e l'avevo messo subito nel carrello. Poi l'altro completino invece è questo qui rosa, dove abbiamo la parte sopra che è fatta così e la parte sotto che magari è un po' più scomoda, anche per via di questi cuoricini qua, che insomma non sono proprio la cosa più comoda del mondo, e forse questa mi sta un pochettino strettina, però comunque portabile, lo trovo veramente super carino e gli intimi di Shein sono uno più bello dell'altro, quindi potrebbe essere che questi non saranno proprio gli ultimi che vedrete. Poi ho preso, oddio, questi sono meravigliosi, questi orecchini, magari li tolgo dalla plastica così li vediamo meglio, cioè guardate che meraviglia, questi orecchini a forma di lecca lecca, così lilla, trasparentini, cioè li ho amati alla follia, li ho voluti prendere, sono troppo belli. E poi ho preso questo bellissimo, è questo astuccino super sirenoso, cioè è troppo bello, la fantasia mi piace tantissimo, che mi serviva perché io veramente ormai ho troppe cose di make up che non so più dove mettere, quindi ho bisogno di tutti questi astuccini per dividere i pennelli, i rossetti, questo e quell'altro, e l'ho preso principalmente per quello, magari ci metterò dei pennelli, ed è veramente bello, mi piace anche il materiale. Tra l'altro mi sono riempita di peletti marroni della felpa di prima, che sembra tipo sporca, in realtà no, scusate. Ora raga, parte una serie di parrucche e vi spiego anche il perché. Allora, su Instagram, io lo dico per chi ancora non mi segue, mannaggia a voi, ho iniziato poco tempo fa un progetto sui segni zodiacali, quindi io mi trasformo tramite il make up, le lenti a contatto, le parrucche eccetera nei segni zodiacali, e ho fatto i primi 4 segni, ora sto aspettando le altre 4 lenti e mi sono portata avanti scegliendo anche le parrucche che mi serviranno per i segni. Ora io non vi dirò ogni parrucca a che segno corrisponderà perché voglio lasciare un po' di suspense, un po' di sorpresa. Comunque, una è questa qui grigia lunghissima, alla frangettina così, tra l'altro non avevo parrucche grigie quindi potrebbe anche tornarmi utile per altre cose. Poi ho preso questa qui invece viola, sempre con la frangettina, e anzi io direi, perché non provate ad indovinare voi ogni parrucca a che segno corrisponde, vediamo se qualcuno azzecca. Poi abbiamo questa che è super particolare, bellissima, a sto giro non è lunghissima, è un taglio medio diciamo, ma adoravo che avesse le radici bianche che sfumavano poi in questo verde acqua turchese, insomma, cioè veramente bella, sempre con la frangettina anche questa. Questa qui, ah sì, ok, pensavo fosse un attimino diversa, tra l'altro che morbida questa, e anche questa appunto è per un segno zodiacale, chissà quale. E poi ne abbiamo altre due che se non ricordo male, però queste non sono per i segni. Questa, mamma mia raga, sono gasatissima per questa, come vedete è molto corta, infatti è questo caschetto verde, tipo verde oliva, verde militare, e raga questa mi serve per fare un cosplay, e se esce come ce l'ho in testa io, raga, cioè volo, praticamente non vi spoilerò anche qui cosa sarà, però vi dico che sarà un cosplay versione femminile e adulta di un personaggio che in realtà è maschio e bambino diciamo. Vediamo anche qui se indovinate, provate a scrivere nei commenti. E infine abbiamo questa che devo capire com'è, perché vedendola così forse non era come me l'ero immaginata. Vediamo un po'. Potrebbe in realtà andare bene, cioè me la immaginavo un po' più platino. E anche in questo caso devo fare un cosplay un po' particolare, perché sarà la versione femminile e moderna, ve la butto così, di un personaggio che in realtà è maschile ed è vestito diciamo in un certo modo. Io farò una rivisitazione, non so come dire, però anche qui vediamo
vediamo se indovinate. Secondo me questo è un po' più difficile. Ma le cose qui dentro non sono finite, perché infatti vi faccio vedere questo, raga. Ho scoperto il reparto cartoleria su Shane e ho urlato, perché è veramente pieno di cose bellissime. E ci sono infatti tutti questi quadernetti, uno più bello dell'altro. Mamma mia, ragazzi! Cioè, le pagine all'interno sono così, ma ci rendiamo conto di quanto è bello. Altra cosa che ho preso è il ring light. Non avevo idea che su Shane vendessero i ring light. Quando l'ho visto ho detto: no, mio, per favore datemelo. E ultima cosa, ragazzi, è questo, che è un telo. Io ora qui, cioè, anche se ve lo faccio vedere, non si vedrà assolutamente nulla, cioè non si capirà. Quindi facciamo che vi metto un'immagine. E come vedete ha proprio questa stampa di questa libreria un po' da strega, un po' così tipo antica, non lo so, era bellissima. Ho voluto prenderlo magari da mettere come sfondo per determinati video, per qualcos'altro che devo fare in futuro di cui ancora non vi dico nulla. L'ho presa perché secondo me potrebbe tornarmi veramente veramente utile. Wow! Quindi raga, il nostro pacco di Shane è finito. Come vi avevo detto, è pieno di cose veramente particolari e strane. La prima volta che faccio un ordine così particolare. Nelle prossime volte penso che tornerò a fare degli haul, degli unboxing di Shane un po' più normali. Comunque, ho un'ultima cosa da farvi vedere, che è questo pacchettino che mi è arrivato da parte di Olens. E aprendola, all'interno c'è proprio questo set natalizio che adoro, con la cartolina con scritto Merry Christmas. E qui abbiamo tutte queste lenti, che sono un po' le classiche che io utilizzo sempre di Olens, mi ci trovo veramente bene. Tipo le Starlight, le Spanish, ci sono di diversi colori, grigio, marrone, io utilizzo tutti i colori che hanno. Questo che è il liquidino tipo per le lenti, l'acquetta per le lenti. Vari portalenti, e infine queste, le Secris, che sono delle lenti giornaliere, quindi usa e getta, quindi super super comode. Ringrazio veramente tantissimo Olens e ovviamente vi lascerò il link in descrizione del sito, dove tra l'altro vi riporto anche i link di ogni singolo prodotto di Shane che avete visto in questo video, il link di Kugu Italia e anche il link per l'Apple Browser di Lady Shops. Raga, un sacco di link a sto giro. E fine, ragazzi, tra l'altro questo è anche l'ultimo video dei miei Vlogmas Christmas, chiamiamoli come ci pare, perché appunto con oggi concludiamo tutta questa serie di video e tornerò poi alla mia programmazione solita. Che cosa strana, raga, mi sembrerà stranissimo. E a questo punto del video direi di scegliere un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho, raga, facciamo hashtag è stato bello. È stato bello stare insieme tutti i giorni per questi 24 giorni, raga. E quindi direi sì, questo è proprio l'hashtag adatto. Quindi hashtag è stato bello, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io, raga, vi ricordo che in descrizione, oltre a tutti i link che vi ho detto prima, vi lascio anche il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok e il link della mia Amazon wishlist. Io, raga, vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!